Buongiorno a tutti. Oggi siamo particolarmente felici, particolarmente soddisfatti di poter parlare con gli studenti che si avvicinano a fare una scelta. Siamo particolarmente felici, siamo particolarmente soddisfatti perché noi vogliamo imparare da questa esperienza e siamo particolarmente soddisfatti per questa intuizione a Livorno di una alleanza possibile, necessaria, tra la scuola e il lavoro. Come ci si incontra? Come la scuola incontra il lavoro, come il lavoro incontra la scuola, come dare la possibilità ai giovani di attingere dal giacimento culturale del lavoro. Quindi operare in direzione di una vera e propria alleanza tra lavoro e scuola, scuola e lavoro. Chi siamo noi? Noi siamo Ampal Servizi, siamo lo strumento operativo di Ampal, l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, per i servizi per il lavoro. Il Ministero del Lavoro è il nostro faro, il faro che ci orienta. Viene per la prima volta il termine ci orienta. Di che cosa ci occupiamo, oltre che di servizi per il lavoro, di politiche attive, cioè di tutti gli strumenti che avvicinano le persone al lavoro e il lavoro alle persone. Ci occupiamo in questa fase anche di transizioni. Questa per i giovani che finiscono la scuola media e vanno verso la scuola media superiore, siano essi licei, siano essi istituti tecnici, siano essi istituti professionali, è un momento importante. È un momento importante perché sono in mezzo ad una transizione. Cioè, debbono intraprendere un altro percorso. Debbono intraprendere una strada, come se si trovassero dinanzi ad un bivio e si debbono orientare. Quando ci si deve orientare, si devono avere gli strumenti per una scelta ragionata negli studi, per una scelta ragionata sulla professione da intraprendere. Cosa voglio fare io nella vita? Sapendo che probabilmente nella vita non farò sempre la stessa cosa. Così come nella vita non c'è un tempo all'interno del quale si studia e non si lavora, così come non ci sarà mai più un tempo all'interno del quale si lavora e non si studia più. Lo studio e il lavoro sono connessi, sono interconnessi per tutto il ciclo della vita di ognuno di noi, ma questo già avveniva pre-Covid, a maggior ragione con l'evoluzione digitale, l'evoluzione ecologica. Quindi anche qui le transizioni e l'alleanza tra la scuola e il lavoro all'interno di queste transizioni sono importanti. Sono importanti i percorsi di alternanza tra la scuola e il lavoro, le esperienze pratiche che i giovani debbono fare all'interno delle aziende, all'interno dei laboratori, come ci si comporta, come si acquisiscono competenze all'interno di luoghi dove si lavora e si impara lavorando e si lavora imparando.
quindi dove si mettono e si affinano le proprie capacità, dove si mettono in campo le attitudini dimostrate, la personalità di ognuno di noi, dove le famiglie in questi percorsi, nel sostegno ai giovani in questi percorsi, nell'alleanza con la scuola e con il territorio sono fondamentali nei percorsi di alternanza, nelle transizioni, ma sono fondamentali anche nei percorsi duali, nei percorsi che alternano in maniera ancora più perfetta il lavoro con lo studio o lo studio da lavoratore. Ma di questo ne potremo parlare insieme agli insegnanti che vi aiuteranno nell'orientamento e nei percorsi di orientamento a partire dalla terza classe della scuola media superiore. Voi avrete a disposizione strumenti digitali, avrete a disposizione strumenti informativi, avrete a disposizione gli strumenti sui quali potete orientarvi nel muovervi entro la rete dei servizi per il lavoro, entro la rete per i servizi per l'istruzione. L'orientamento non è una cosa che altri fanno per voi, ma è un metodo che bisogna imparare. Bisogna imparare, come si dice, a ragionare con la propria testa, a camminare con le proprie gambe, a capire le tendenze del sistema produttivo, cioè cosa vogliono in quel momento e in prospettiva le aziende in termini di competenze dagli studenti, come le scuole formano i giovani e come i giovani sono più pronti in minor tempo e con maggiore qualità a transitare dalla scuola al lavoro. Ecco un esempio di transizione virtuosa. Quindi anche qui, come incrementare le possibilità di occupazione dal punto di vista quantitativo e dal punto di vista qualitativo, come il lavoro diventa un servizio nei confronti della scuola da giacimento culturale qual è, come la scuola diventa un servizio nei confronti del lavoro attraverso la curvatura delle competenze, come i giovani fruiscono di questo. All'interno di una percezione di orientamento per la quale ognuno di noi dovrà imparare nella vita, che non potrà insegnare alcunché se prima non lo ha perfettamente praticato. Ecco, questa è la modalità di orientamento che dovremo poter praticare prendendoci per mano e conducendola insieme all'interno di una vera e propria alleanza.